Ciao ragazzi e benvenuti in un nuovissimo video. Oggi faremo una recensione di un pezzo da collezione davvero incredibile. E visto che il prossimo mese ci sarà l'uscita di Spider-Man 2 per PS5, come potevo non fare un tributo a questo personaggio nella mia versione preferita, ovvero quella di Spider-Man simbionte, in questa statua licenziata Sideshow per Marvel. Dopo questa breve intro, passiamo subito all'unboxing, ma prima vi ricordo come sempre di iscrivervi al canale se siete nuovi e di lasciare un like per supportare i miei contenuti. Ed ora via con lo spacchettamento. Ecco a voi il nostro Spidey nella sua versione più oscura. Premetto che la statua è composta da pochi semplici pezzi che la rendono facile da montare e riducono il rischio di rotture. Ora partiamo ad analizzare nel dettaglio ogni singola parte. Partendo dal massiccio piedistallo, fornito con 4 pratici gommini per l'appoggio, possiamo notare i vari loghi Marvel e Sideshow. Ricordo che è una statua licenziata, ovvero realizzata dall'azienda di produzione su accordi presi con i detentori dei diritti del personaggio. Possiamo vedere anche il numero di tirature della statua e il fantastico logo del simbionte. Passiamo poi ai dettagli della lapide, su cui poggia il nostro Spider-Man. Scolpite e dipinte in maniera impeccabile, le varie sculture e i teschi sembrano realizzate in vera pietra. Ora andiamo ad aggiungere le parti extra legate al simbionte. Tutte provviste di attacchi a calamita sono facilissime da applicare, poiché dotate di un colore di riferimento, per cui sbagliare è praticamente impossibile. Posizioniamo le ultime due parti prima di inserire il pezzo forte. Si tratta di due piccole guglie della lapide su cui poggia Spidey, ovviamente anche loro provviste di colore di riferimento per non sbagliare. Incredibile la qualità e l'attenzione maniacale che Sideshow ha messo in questa statua. Ed ora, last but not least, il nostro simbionte in tutto il suo splendore. Oltre all'immenso sculpt della muscolatura, balza subito all'occhio la colorazione, che passa dal nero al blu scuro con sfumature di blu più chiaro. Davvero un lavoro di paint mai visto su nessun'altra statua. Passiamo poi al costume, che presenta dettagli pazzeschi come venature ed increspature, modellate appositamente per far sembrare vivo il costume del nostro protagonista. Eccola qui nella sua interezza. Cos'altro aggiungere se non che a mio parere è la statua di Spider-Man simbionte più bella sul mercato e forse la più bella che mai ci sarà. Posa 10 su 10, sculpt 10 su 10, painting 10 su 10 per un bel voto finale di 10. Semplice e pulita, ruba la scena in qualsiasi vetrina di un buon collezionista. Pezzo assolutamente da avere per l'iconico e più bel costume di Spider-Man mai realizzato. Non dimenticatevi di iscrivervi al canale e mettere un like per supportarmi. Vi lascio altre foto per godervi al meglio ogni dettaglio di quest'opera d'arte. Grazie a tutti per la visione e al prossimo video.